Ok, altro boss, Forest King Kimaro. Questo boss è uno di quelli tra i più difficili, perché questo boss insomma ti fa ballare un po'. In sostanza fa una pianta, summona una pianta, che fa del veleno ad aria e la summona nel punto in cui ti trovi. Quindi è l'ideale tenersi vicino, sempre attaccati al boss. Per il semplice motivo che avendo pianta e boss vicini, si possono effettuare delle abilità ad aria e quindi far danno a tutte e due contemporaneamente. Quindi evitando di switchare target, quindi di passare da un target a un altro, quindi dal boss alla pianta o dalla pianta al boss. A un certo punto, verso metà vita, se ricordo bene, comunque ora lo vedremo, il boss summona una pianta che lo potenzia e lo fa diventare più grande. A quel punto bisogna buttarsi sulla pianta, distruggerla il più velocemente possibile, quindi tenendo sempre boss, pianta grande e pianta piccola che lui summonerà periodicamente vicini in modo tale da poter far danno a tutti quanti. Uccisa la pianta, si ritorna di nuovo al boss, la fa una volta sola la pianta che lo potenzia, mentre la pianta che fa il veleno la fa sempre, periodicamente, ogni tot tempo, fino a quando poi insomma si uccide. Ora comunque continuerò l'illustrazione man mano che lo eseguo. Niente, all'inizio ha sempre questa fase melee di attacco dove lui colpisce con quest'asta. Ah, ho dimenticato di dire, fa anche un danno ad aria. Vedi, ha summato la pianta, io ora gliel'ho distrutta con il mio danno. Ecco, fa questo danno ad aria che bisogna schivarlo con l'abilità che ripeto come tutti i video quasi avete tutti quanti. L'abilità per schivare. Niente, sì, e gli si fa danno semplicemente. Ora di nuovo ha summonato la pianta, io faccio il mio danno ad aria, così distruggo la pianta, scappo, schivo e via. Perché il veleno che fa quella pianticella è molto tossico. Ecco, lui ora si è fatto un buff che gli aumenta l'attacco del 15%. A differenza di Doros che gli aumenta la difesa, lui fa il buff e gli aumenta l'attacco. Quindi bisogna evitare che lui si faccia questo buff. Ecco, questi particolari li avevo dimenticati, ora insomma, ora li sapete. Niente, quindi si schiva. Si fa danno d'aria quando esce la pianta. Quindi bisogna stare sempre vicini al boss, come sto facendo io. Ecco, ora è il momento. Niente, si è buffato di nuovo. Ora è il momento di uccidere questa pianticella. Ecco. Ora gliela distruggiamo. Ok, schivata. Si ritorna dal boss. Schivata di nuovo, ritorna dal boss, niente, gli ho fatto fare 3 stack, l'ho potenziato, guardate, ah, per 3 volte il 15%.
dicevo, il boss ora si è buffato, vedi, a 3 stack si è buffato del 45% di attacco in più in questo momento. È una cosa che in linea di massima sarebbe il caso di evitare, quindi bloccandogli l'abilità come ora sono riuscito. Però insomma, se ti fa cose contemporanee, insomma, uno non è che si fa quel che si può. Io non l'ho schivata questa cosa perché speravo di ucciderlo velocemente. Ok, vediamo cosa mi ha dato. Niente. Va bene, quindi questo boss è stato spiegato anche, spero che sia d'aiuto.